Bentornate nel mio canale Voglia di cucinare. A grande richiesta, ecco finalmente il procedimento delle baguette con l'Icoli. Se volete farle con lievito di birra, vi metto nell'info box tutte le dosi. Vi occorrono 350 ml di acqua. Aggiungete 100 g di Licoli rinfrescato e raddoppiato e amalgamate con una forchetta. Sciogliete il tutto. Dopo aver sciolto tutto il lievito nell'acqua, aggiungete 500 g di farina per pane con un W280 e mescolate e lasciate riposare in autolisi per 30 minuti coperto. Dopo 30 minuti aggiungete 10 g di sale e impastate con le mani bagnate di acqua e vedrete che l'impasto non si appiccicherà. Fate riposare l'impasto per 5 minuti coperto. Impastate nuovamente con le mani bagnate e aspettate che tutto il sale, assicuratevi che tutto il sale si sia sciolto. Una volta che il sale si è sciolto, fermatevi e fate riposare l'impasto coperto per 45 minuti. Dopo il riposo di 45 minuti, facciamo una leggera laminazione sul piano di lavoro, leggermente bagnato e anche con le mani bagnate. Allargate l'impasto dal centro verso l'esterno e poi richiudete. E mettete in una ciotola e fate riposare per altri 45 minuti sempre coperto. Ora iniziamo a fare le pieghe ogni 30 minuti. Ogni 30 minuti dovete fare le pieghe e devono essere 3. Dopo aver fatto le 3 pieghe, lasciate riposare l'impasto a lievitare, sempre coperto, non lo toccate più, lasciatelo lievitare per 5 ore a 26 gradi. Dopo la lievitazione formiamo le baguette sul piano di lavoro leggermente infarinato. Dividete in 4 parti l'impasto e pesate tutte le 4 parti, che devono avere tutte lo stesso peso, all'incirca 210 grammi.
Preparate anche lo stampo per baguette e sistemate la carta forno. Formate le baguette come sto facendo io e poi le sistemate nello stampo. Nell'info box, come sempre, vi metto il link per acquistare lo stampo. Vi ricordo di seguirmi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Vi faccio vedere lentamente la formatura di un'altra baguette. Una volta formate tutte e quattro le baguette, le coprite con un canovaccio pulito e fate riposare per un'ora a temperatura ambiente e poi le mettete in frigo e le fate riposare per tutta la notte. La mattina seguente accendete il forno a 230 gradi statico e fate riscaldare per 40 minuti. Poi tirate fuori dal frigo le baguette e le andiamo ad incidere a 90 gradi. Poi infornate in forno statico a 230 gradi per 10 minuti con vapore e altri 10 minuti senza vapore a 190 gradi a spiffero. Una volta cotte, le baguette, le fate raffreddare su una griglia e poi potete assaggiare con mortadella o Nutella. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Seguitemi per altre ricette e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!